Il Milan doveva vincere e c'è riuscito, ma ha certamente faticato molto più del previsto perché il Verona, infoltito di centrocampisti, gli ha reso tutto difficile proprio dove avrebbe dovuto nascere il gioco rossonero. Dopo diverse occasioni mancate giunge la prima rete, Maldera mette al centro, sbaglia Roversi ed è facile per Vincenzi deporre le spalle di Conte. Reagisce il Verona e raggiunge il pareggio per questo fallo di Baresi su Iorriatti in piena area. L'arbitro non ha dubbi e decreta il rigore, se ne incarica Guidolin ed è un tiro imparabile per il Piotti. Il Milan si ributta in avanti con rabbia, ma sbaglia troppo sia nei passaggi che in fase conclusiva. Antonelli ha la mira davvero storta e non riesce a centrare la porta di Conti in diverse occasioni, eccone uno. Il Verona si difende con ordine e i rossoneri sembrano mancare in fase di regia. Infatti solo quando avanzano i difensori si aprono varchi nella difesa veronese. Nel secondo tempo la musica non cambia. Abbiamo appena visto un'azione sbagliata di poco da Novellino. Reagisce improvvisamente il Verona ed è Franzot, il nuovo entrato, a sbagliare la porta rossonera. Impaurito il Milan si ributta in avanti, avete visto Maldera e ora è Baresi, ancora una volta i difensori ispirano l'azione del gol rossonero. Palla al centro, rapidissimo Vincenzi, in fila e il 2-1 definitivo, successo meritato per il Milan.